Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Eccoci qua come ogni mercoledì a parlare con voi di fotografia analogica e camera oscura. Oggi ho tra le mani una Polaroid. La Polaroid in questione è il modello 636, prodotta nel 1996. Andiamo a vedere insieme come funziona questa macchina fotografica, le caratteristiche e le mie opinioni. Quindi cominciamo subito con l'analisi tecnica. Qua abbiamo il mirino, qua abbiamo il countdown delle foto, parte da 10 e arriva fino a 0. Attenzione perché le nuove Polaroid sono composte da 8 fogli, quindi gli ultimi due fotogrammi non li dobbiamo considerare, mentre la parte davanti è così composta. Abbiamo il flash, attenzione, quando il flash è carico si illumina il LED verde, significa che la macchina è pronta per scattare. Abbiamo qua la possibilità di variare la messa a fuoco della macchina, quindi 1,2 metri infinito sul lato destro dall'albero oppure sul lato sinistro dal fiore 0,6-1,2 metri. Qua in mezzo abbiamo la possibilità di variare la luminosità della foto, quindi al variare delle condizioni, se stiamo scattando al buio o con molta luce, andiamo a variare questa levetta mettendola a sinistra oppure a destra. In condizioni normali la si lascia in mezzo. Io consiglio sempre di partire da questa condizione. Adesso andiamo a vedere come si cambia la carta e come si carica. Le nuove carte della Polaroid, che è White 600 film, quindi col frame bianco, classiche carte della Polaroid, sono 640 ASA e si sviluppano in circa 5-10 minuti. Consigliano di tenerle in frigorifero. Secondo me a temperatura ambiente basta non tenere in un luogo troppo caldo, si mantengono senza problemi. Una cosa molto interessante che mi piace sempre prendere in considerazione è la descrizione tecnica che viene scritta all'interno della confezione, e ve la leggo. Istruzioni per l'uso. Per inserire il pacco pellicola, aprire lo sportello del vano della pellicola. Alla chiusura del vano, la dark slide verrà espulsa automaticamente. La fotocamera è pronta per essere utilizzata. Non c'è procedimento più semplice che inserire la pellicola all'interno di una Polaroid. Per prima cosa dobbiamo andare a rimuovere il vecchio vano batterie. Una volta aperto lo sportellino inferiore non dobbiamo far altro che estrarre il vano batterie esaurito. Come potete notare è rimasto solo il box con la batteria, perché la caratteristica di questa Polaroid, ma anche di tante altre, è che la batteria non è all'interno della macchina fotografica. Questo è un vantaggio e al tempo stesso uno svantaggio. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che anche tra 30, 40, 50 anni questa macchina fotografica funzionerà, perché acquistando un nuovo pacco di pellicole ho la certezza di avere una batteria funzionante, una batteria nuova. Di contro c'è che ovviamente le pellicole le paghi un pochino di più, però secondo me come idea ci può anche stare, dai. Inseriamo la pellicola al suo interno. Una volta che chiudiamo uscirà la dark slide, ovvero la pellicola di protezione. La macchina è pronta per essere utilizzata. Adesso passiamo appunto a quelle che sono le mie considerazioni, le mie opinioni, l'esperienza che ho su questa macchina fotografica. Voglio partire da un concetto. La Polaroid è una macchina fotografica istantanea. Con la Polaroid, secondo me, certi lavori non si possono ovviamente fare, ok? Non è una macchina adatta, secondo me, a fare un certo tipo di fotografia. È adatta come fotografia di famiglia, per ricordare qualche scatto a un evento, a una festa. Faccio un esempio: porto la Polaroid a Parigi perché voglio fare uno scatto sotto la Torre Eiffel e tenermi questa foto, non so, nel cassetto, vicino al televisore, come ricordo, ok? Quindi è una fotografia un po' particolare. Ovviamente non andrò mai a Parigi e far foto solo con la Polaroid,
a meno che ovviamente non sia un oggetto di macchina fotografica con delle limitazioni, però al tempo stesso ha una magia, ha un fascino, ha la possibilità di avere istantaneamente la foto in mano, il risultato. Quando la tiro fuori e scatto la foto con la Polaroid agli sposi, a un battesimo, a un compleanno, a un qualsiasi evento, la gente si avvicina, la gente è curiosa, la gente guarda, quindi ancora un fascino indiscutibile. Passiamo adesso alla parte economica, cioè quanto costa questa macchina fotografica, quanto costano le pellicole. Allora, io questa macchina fotografica l'ho pagata, se ricordo bene, 30 euro e le pellicole costano circa 20 euro su Amazon, vi lascio il link comunque in descrizione. Ci sono in bianco e nero, a colori, con frame di colori diversi e tante altre cose più o meno carine. A me sinceramente piace il classico bianco e nero, frame bianco, quindi molto standard, molto semplice. Io con questo ho terminato questa lezione di fotografia analogica. Ci vediamo mercoledì prossimo, fatemi sapere cosa ne pensate, se volete che continuo a parlare di Polaroid, della storia della Polaroid e di altre macchine della Polaroid, fatemelo sapere nei commenti. Che dire, continuate a seguire il mio canale, seguite la mia pagina Instagram e ci vediamo presto. Ciao a tutti!